un grande regista, sceneggiatore e scrittore, il maestro Pupi Avati. Augurandovi una buona serata, passo ora la parola alla padrona di casa, Alessandra Merci. Buonasera a tutti, io andrò a braccio come se fosse tutti gli ospiti a casa mia, quindi solo per dire due parole perché non voglio togliere spazio all'ospite d'onore. Cosa c'era dietro alla scelta di Pupi Avati, del maestro Pupi Avati? Inizialmente, quest'anno, a inizio anno, quando ci siamo trovati per scegliere chi chiamare come personaggio illustre, un comune denominatore era un Emiliano Doc, e la prima persona a cui abbiamo pensato era proprio il maestro Pupi Avati, non solo perché è nato e vissuto a Bologna, ma questa è una mia lettura personale. Trovo che in alcuni suoi film si respiri quest'aria, questa atmosfera contadina, rurale, che fa parte del nostro territorio. E poi ovviamente è un personaggio illustre, una persona, un grandissimo intellettuale, saggio, profondo e pungente, ma al momento stesso anche brillante. E poi ho scoperto ultimamente che ama molto il vino e quindi devo dire che il connubio è perfetto. Quindi grazie a tutti per essere così numerosi, è una sorpresa meravigliosa, non me l'aspettavo. Prima di iniziare proietteremo una clip bellissima, non c'è bisogno assolutamente di commentarla. Successivamente entrerà in scena il maestro Pupi Avati. Buona serata a tutti, grazie. C'erano un'infinità di persone e stranamente questa musica che è il commento di un mio film che aveva per titolo Una gita scolastica ed era la storia di una classe dalla quale io non avevo appartenuto, perché era una classe del liceo Galvani del 1911, era una classe alla quale aveva appartenuto Media Laura,
che era brutta. E non c'è niente di più ingiusto nella vita di un essere umano di sesso femminile. Cosa fai? Ti suggerisci? No, si sente benissimo, vero? Sente poco? Si sente troppo? No, troppo. Troppo poco? Allora, questa mia zia Laura era brutta. Ed è praticamente, io penso che non ci sia niente di più ingiusto per una ragazza, per una donna, che vivere una vicenda umana da emarginata. Fatto anche alcuni film, altri, Papà di Giovanna, che raccontano questo rapporto con l'aspetto estetico, che è un modo di comunicare se stessi non banale, perché una persona bella non ha mica bisogno di essere tanto di più. Una persona bella dice già tanto di se stessa. E questa mia zia Laura, purtroppo, non essendo bella, essendo piccola, essendo grassa, poi allora le donne erano quasi tutte brutte, le donne di Bologna erano famose per essere dei cessi terrificanti. C'era un mio amico che diceva che quelle di Piacenza erano più brutte. Andammo a Piacenza, ci sedemmo a un tavolino di Piacenza. Come fa a morire? Si ricorda? Ah, ammette. Mamma mia, ma quella di Piacenza era veramente ancora più brutta di quella di Bologna. Perché le donne allora non si curavano per niente, avevano dei cespugli degli alberi sotto le ascelle e i polpacci sembravano gattuso. Erano veramente... Adesso se io guardo, faccio una panoramica così lenta, attenta, senza perdere nessuno, io di brutte non ne vedo, cioè una l'ho vista ma non dico quella. Allora mia zia Laura, la preoccupazione di mia zia Laura quale fu? Morendo, andandosene, di rassicurarci, perché era stata felice. Quando? Durante questa gita, della quale aveva conservato tutte le fotografie. E queste fotografie erano fotografie veramente di ragazzi in festa. Era risultata la migliore classe del Galvani e come premio allora, il premio era andare a piedi a Firenze. I migliori andavano a piedi a Firenze. Come lo avevano rinforzato. E questa gita, maschi e femmine, io l'ho raccontata in questo film che poi fortunatamente ebbe anche un notevole successo. E c'era questa musica. E il film si concludeva praticamente con tutta questa classe che per motivi anagrafici, come giusto fosse che sia, la vita fa sì che a un certo punto ce ne andiamo, non ci siamo più. Ed era rimasta solo lei. E alla fine anche lei se ne va e raggiunge gli altri. E c'è una voce fuori campo di un narratore che dice, più o meno la sintesi era questa, andandosene Laura aveva raggiunto tutti gli altri e tutti gli altri andandosene sarebbero stati dimenticati. È come se non ci fossero stati. Ecco allora... Qua c'è Don Massimo Calmisasca, il vostro vescovo che è un grande amico e lo sa. Io penso che un modo di pregare sia quello anche di ricordare, di dedicare molto della nostra, del nostro presente, al nostro passato. A tutti quelli che fanno parte dei titoli di coda di molti miei film, che purtroppo non ci sono più. Io ho una parete nella casa mia, nella mia stanza, da letto, che chiamo la Via degli Angeli, dove ci sono, chi è stato a casa mia lo sa, lui l'ha vista, ormai saranno 150 piccole fotografie incorniciate di legno, dorato, e sono praticamente le persone che nella mia vita hanno avuto un senso, un significato, una vicinanza. E io quei nomi di quelle 150 persone li ho presenti,
perché le ho sempre con me e li uso quando devo dare dei nomi a dei personaggi di film, li chiamo con i loro nomi ed è come un po' richiamarli a lavorare, anche se fisicamente non possono più esserci, però ricordarli. Ecco, penso che la nostra, queste generazioni recenti siano state diseducate al ricordo, al dare un valore a tutto quello che è venuto prima, perché possiamo considerarlo, paragonarlo, compararlo, definirlo meglio o peggio, perché molte cose erano meglio, molte cose erano peggio, però farle ancora esistere, dicendo i nomi. Io molto spesso mi trovo ad andare in chiesa e invece di pregare, invece di dire 10, 12, 100 Ave Maria, dico 30, 40 nomi. E ho la sensazione, Massimo, di pregare. È la stessa cosa. Dire il nome di una persona è come più presto dirò il tuo. Lo sai? Allora ed è come tenerti con noi. Capito? Sì, sono d'accordo. No, questo preambolo per dire come mi emoziona sempre sentire questa musica, perché questa musica è il finale di quel film. Il finale di quel film è praticamente lei che raggiunge la sua classe, al di là di questo lago, dentro questa nebbia, e se ne vanno, e entrano dentro una nebbia che li cancella per sempre. Ma non per me, li cancella per sempre per chi non sa vedere dentro la nebbia. Ma dobbiamo imparare a vedere dentro queste cose. È un inizio triste, non sarà tutto triste quello che dirò. Massimo mi conosce e sa che io sono capace anche di dire delle cose che non sono solo triste. Però mi piaceva dirlo, perché mi sono commosso quando ho sentito dire questa musica. Mi sono venuti in mente quelli che non ci sono, che domani mattina non potrò più chiamare a fare i miei figli. Detto questo, voglio anche dire, aggiungo un'altra cosa che riguarda la felicità. Che riguarda la grande gioia che provo ad essere qua in questo momento. Mi piace guardarvi, mi piacciono le vostre facce, mi piace questo momento, mi piace tutto. Non c'è niente che stoni in questo momento. Perché mi piace? Perché tutto, sta tutto assieme. Ho un'idea che hanno loro, Giorgio, Alessandra e tutta la famiglia, l'idea che avevano di me, prima di chiamarmi, che vorrei che coincidesse con quello che sono, perché la cosa che fa più male, è quando ami l'opera di qualcuno, che sia un pittore, uno scrittore, un regista, un cantante, e l'hai molto apprezzato, ti è molto piaciuto, poi lo conosci e vedi che non è assolutamente coincidente e vedi che nel privato non è assolutamente, non ha niente a che fare con quello che propugna o che va a dire in televisione o che racconta le sue storie. Questa dissonanza è molto sgradevole, molto inquietante. E tornando alla felicità, a questo momento, voglio dirvi cosa ho imparato sulla felicità da un coreografo straordinario che si chiamava Hermes Pan. Era il coreografo di Fred Astaire e Ginger Rogers. Sapete di chi parlo? Dite di sì o no. Oh! Sì. A Reggio Emilia siete polenti. Allora, come dice? Testi quadri. Allora, Ginger, lo chiamammo per fare questo film con Maria Angela Melato e Antonio Francioso, si chiamava Aiutami a sognare, parlo di moltissimi anni fa. Era un musical e venne. E siccome aveva fatto 18 film con Fred Astaire e Ginger Rogers, è evidente che la curiosità è enorme. Io gli chiesi, ma quando eri con George Gershwin,
Sapete di chi parlo? Sì. Oh, avete imparato, cazzo, la legge Miglia comincia a migliorare questa area. George Gershwin, Babsy Berkeley, potete anche non saperlo, era il regista di quel musical, Fred Astaire, Ginger Rogers, quando eravate voi cinque, ma, e facevate questi capolavori che sono i musical del film americano, del cinema americano, quelli che ancora oggi li guardiamo e ci piacciono così tanto, ci sembra così tanto cinema, ci sembra così, tutto così bello, ma cosa provavate? E lui mi disse una cosa che mi è rimasta dentro da allora, siamo nel 1980 ed è ancora dentro, la nostalgia del presente. Che cos'è la nostalgia del presente? Ve la descrivo. Sono io seduto in un ristorante con mia moglie, mia figlia Maria Antonia, suo marito, suo figlio, mio figlio Tommaso, suo figlio e sua moglie, mio figlio Alvise, sua figlia, i suoi due figli e sua moglie. E ci sono le candele sul tavolo e stiamo mangiando. Io faccio questa panoramica e guardo queste facce illuminate dalle candele che sono i miei cari, che sono la mia famiglia. E penso come sono felice in questo momento. Mentre penso quanto sono felice, arriva la cameriera che mi chiede la carta di credito. Ed è già finito. La felicità è così. La felicità è un bagliore, è un attimo, è un secondo. Mentre tu pensi quanto sono felice, già non sei più felice. E lui mi insegnò che bisogna fissarle questi momenti, perché sono così pochi. Per cui emetterli in un particolare ripostiglio del tuo io, al quale ricorrere nei momenti difficili della tua vita. Io ho tutto il mio bagagliaio di cose felici da ricordare, che le ho fissate, perché sennò si sarebbero consumate così di cose. E questo si chiama nostalgia del presente, capire che questo momento che stai vivendo lo devi vivere col massimo della riconoscenza, sentendoti massimamente amato, ma dura pochissimo. Bene, detto questo, questo era un piccolo preludio per farvi capire che non sono completamente cretino e che rifletto su questi aspetti, che sono gli aspetti che un uomo di 80 anni... Cavolo, ma dovreste dire, ma no! Come si fa a essere lui? Ma dovunque vado, dove dico un uomo di 80 anni, c'è sempre un silenzio profondo che mi fa profondamente... mi delude. Perché voi solo per educazione, sì, che bella casa, signore, entri in un cesso di casa, però dice bella casa. Come buone queste lasagne che c'erano schifo, però si dice. Allora io dico 80 anni. No! Almeno questo. Bravo! Bravo, tu eri l'unico che devi stare zitto. Allora, 80 anni, uno, cosa deve fare? 80 anni, sei una persona responsabile, sei una persona che ha vissuto questi 80 anni in una turbolenza continua, ma anche con qualche piccola soddisfazione e molte delusioni. Deve andare in giro a raccontare che cos'è la vita, come è fatta la vita, perché gli altri non facciano gli stessi errori che hai già fatto tu, ne faccio dei nuovi, dei diversi, si tengano alla larga dalle cose che ho fatto, sbagliate che ho fatto io. E dirle un po'. Ecco, allora quando mi invitano vengo volentieri, perché sento di avere proprio questo compito che hai anche tu, quello di dire agli altri, trasmettere, anche se non ce lo chiede quasi più nessuno. Ero, perché ormai tutto quello che è trasmissione del sapere sembra una cosa che non interessa, è solo il presente, viviamo in un ostinato presente che non ci dà così tanto, che non ci fa capire così tanto. Faccio un test con voi. È un periodo difficile della mia vita professionale, non facile,
perché è un momento difficile della storia del cinema italiano, molto difficile. Credo che così difficile come adesso non sia mai stato. Quindi parliamo molto con avvocati, con le banche, col fisco, con tutta questa roba, la gente qua. C'erano 5 avvocati, 45-50 anni, tra i migliori che abbiamo a Roma. E io sto preparando una cosa su Dante Alighieri. Bene? Dopo 18 anni sembra che si faccia. Bene? Allora, con un po' di emozione, ho detto, perché voi sapete che Dante, quando aveva un grande amico, voi sapete, Guido, vorrei che tu, Lapo e Dio fossimo presi per incantamento e posti in un basilica ad ogni vento. Poi mi sono cacitato perché ho visto degli sguardi smarriti. Ma voi sapete di cosa sto parlando? 5 avvocati su 5 non sapevano nulla. Nulla. Ecco. E sono persone che hanno sicuramente studiato, ma hanno studiato attraverso quel concentrarsi esclusivo su queste cose che riguardavano, su tematiche che riguardavano la loro professione e nient'altro, senza allargare, contrariamente all'educazione che ci è stata impartita, che era invece molto, forse troppo ampia, ma molto più ampia, molto più larga, molto più disordinata, ma straordinariamente più interessante. Ma non sapere una delle rime più belle che siano mai state scritte sull'amicizia, qui dovrà che tu la per Dio fossimo presi per incantamento. Voi la conoscevate, vero? Sì. Tutti bugiardi. No. Nessun avvocato. Nessuno. Allora, incominciamo da dove siamo? Dove eravamo? Eravamo in un'Italia complicata, dove c'erano i re, dove c'erano i principi, dove c'erano i dittatori. Così. I dittatori, dove c'era un'idea del mondo completamente diversa da quella di adesso. Io sono nato là, in quell'Italia là. Poi improvvisamente che cosa succede? Succede che scoppia la prima guerra mondiale e sei bambino. E i bambini, soprattutto su Bologna, perché arrivano i bombardamenti, ci sono i pericoli di tutti i generi, e dobbiamo... dobbiamo scappare. Sì, secondo. Dimostro la prima, ma era la seconda. Allora, dobbiamo scappare, siamo sfollati in campagna. Ed è stata una benedizione quello di essere portato in campagna, perché ho trascorso i primi anni della mia vita dentro la cultura contadina e dentro quel tipo di religiosità del parroco preconciliare, che era meravigliosa, non t'offendere, ma era meravigliosa, perché aveva un senso dell'impossibile. Tenere assieme il possibile e l'impossibile, il miracolo, e la favola contadina era terribile. Allora, bambini, c'erano tre sorelle, erano molto belline, però non avevano fidanzati. Non ascoltare. E si diceva, ma com'è che non abbiamo fidanzato, ce ne hanno tutte? Perché siamo poveri, ma la mamma c'ha una gamba d'oro, ma mica ce la dà, e la portiamo via, e come facciamo a portargliela via? Gliela segniamo, ma la mamma mica se la può segnare la gamba, e gliela segniamo mentre dorme. Vanno nella legnaia e prendono questa grande sega. E mentre la mamma dorme in cucina, perché dormivano vicino al camino, il campo, si avvicinano alla mamma, vai! E incominciano a segare la gamba della mamma. Sega, 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 no, cosa fate, bambini? Svegliata la mamma, così siete matti, cosa fate, cosa fate?
cucina tutto il sangue, c'era tutta la cucina piena di sangue, segga, 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 finalmente la mamma muore. La mia 5 anni. Finalmente la mamma muore. E possono segnare più da giorno adesso. Scrivevano in tutti i particolari tutti i peccati e soprattutto guardavano sempre me, io non so perché. Ma questo tipo di tensione, di paura, di evocazione di un immaginario, sicuramente non hanno giunto alla mia creatività, piccolissima, ma sicuramente io ancora attingo da quella stagione là. Quindi la paura, la seconda forma attraverso la quale produci una creatività è l'emarginazione. Tu devi essere riconoscente in qualche modo del fatto che da adolescente hai avuto un sacco di problemi. Ero brutto, cioè ero, sono sempre stato, non bello. No. Imparato subito, non bello, non ricco, non, per riuscire a dire qualcosa di spiritoso dovevo bere diversi Campari Soda, mi chiamavano Peppino Camparino, e però il Campari Soda è pericoloso, lo dico ai timidi di oggi, perché ne bevi 5-6 riesci a dire qualcosa di spiritoso, però al settimo vomiti e quindi invece di spiritoso diventi ributtante. Quindi la timidezza era molto importante, essere timidi, avere dei complessi, era molto importante, perché mi ha reso osservatore delle vite altrui, che è un elemento formativo fondamentale, guardare gli altri vivere, piuttosto che essere quelli che si esibiscono sul palcoscenico della vita come simpatici, come estroversi, tutti dicono perché non fai l'attore, te sei così simpatico, ma non è così. I grandi attori sono tutte persone timidissime, tutte persone compressate, tutte persone con dei problemi. Sono persone che non hanno frequentato le migliori scuole di recitazione, sono persone che hanno sofferto, perché ahimè, va detto, la sofferenza è la cosa, è l'approccio alla vita che ti insegna di più, è il dolore, purtroppo devi passare da lì, e tu lo vedi quando un attore veramente ha dentro di sé una ricchezza, ed è una persona che ha sofferto,
E questo è, in quell'Italia là, però ha creato dei problemi, perché è evidente che, essendo, come abbiamo detto, tutte così brutte, ma così definitivamente, irrimediabilmente brutte le ragazze, ce n'erano qualcuna ogni anno, 4-5, che in questa sterpaglia fioriva questo fiore misterioso, l'Annelisa di via Montegrappa, la Claudia di via Rizzoli, la Giovanna di via Guidotti, bellissime, solo che erano 3-4, noi eravamo, insomma, 200.000, 300.000, su 2, 3, 4, e non guardavano certamente me. Però il pomeriggio, certe volte, da Pier Giorgio Stavazzari, che tu non hai conosciuto, alle 2:30, con le tapparelle abbassate a zero, mi dicevano: è venuta l'Annelisa Salterini dentro quel buio, ballando questi lenti pazzeschi, perché quanto erano lenti quei long play. Con un ballo, scusa, con un ballo fisico, perché il ballo o è fisico o non è ballo, o è una scemata, dove c'era un'aderenza totale tra lui e lei, fermi, lui con la sigaretta così pendola, la testa appoggiata, che diceva per qualche parolina all'Annelisa di Montegrappa. Ma chi ha goduto di più di lui? Io lo intravedevo. Ed era meraviglioso. Poi arrivò questo Paolo Cazzola, che si inventò questo pick-up. Sapete cos'è un pick-up? Sapete cos'è un giro di dischi? Sapete cos'è una casa? Cos'è che non sapete? Un giro di dischi è quella cosa dove gira i dischi. Adesso non c'è più. Il pick-up è la puntina. Giravano 33 giri. Paolo Cazzola si immaginò: rallentiamoli. E inventò un cartoncino che si metteva fatto, li portava a 18 giri. Dei rutti circolari. Da fermi ballavano questi. Ed era una cosa meravigliosa. Io non ballavo perché ero timido, perché avevo come mio destino là in fondo la più brutta della festa, che poveraccio doveva essere poco seria, perché quelle belle potevano permettersi di essere serie, e tu ci stavi lo stesso, ma quella più brutta, se non ci facevano toccare, come facevi? Io penso che le brutte siano tutte in paradiso, tutte, sei d'accordo? Le belle qualche problema ce l'avevano avuto. E io avevo questo destino di questo cesso là in fondo. E a un certo punto ci avvicinavamo, una schifezza all'altra, diventava una schifezza unica. E invidiavamo tutti. Ma da qui nasce la storia più importante della mia vita, che Massimo conosce bene. E adesso vi racconto. Andando in giro a guardare le belle di quest'anno, io, Cicci Foresti, che era il mio amico del cuore, su questa 500 per Bologna, con un periscopio, guardavamo, fermati, guarda quella là, c'era questa ragazza di una bellezza senza pari. Io non ho visto una ragazza così bella, che, perché bello è relativo, è vero, ma era quella bellezza totalmente coincidente con quello che mancava a me, ed era per mano un principe, il principe Gianluigi Zucchini, alto, magrissimo, con la scriminatura, col colletto inamidato, questo fiore. Dico: Cicci, fermala, tu, Cicci non aveva paura, non era come me, Cicci era disinibito, falla fermare, dai, cerchiamo di capire chi è, lo ricordi? Fai così come se lo ricordassi. Ah no, scusa. No, pensavo che te lo ricordassi. Allora, va, Cicci va, scende, va, li raggiunge. Io li vedo laggiù che parlano e prego, mi metto a pregare, prego, spero che lo faccia, Madonna, e mentre prego torna Cicci. Venerdì. Cosa? Usciamo venerdì? Ma dai,
però ho detto che tu sei una donna, sei una ragazza, quindi devi trovare una. Ho detto, c'ho un amico con una ragazza, andiamo a mangiare un gelato. Io un bagaglio lo trovavo, qualunque. Venerdì siamo andati a prenderla. E lei è scesa, io ero dietro con questo affare qua, questo baule, finto abbracciato. E lei è scesa. È entrata in macchina, ciao, ciao, non mi ha neanche guardato. Lei pensava che fosse Sissi a fare la corte. Io ce l'avevo lì davanti. Avevo lì davanti la bellezza, avevo lì davanti questa cosa, mi bastava. Io pensavo due spanne di distanza erano sufficienti per essere felici. Non volevo altro, non volevo toccare, non niente. Mi bastava essere con la bellezza. Io e la bellezza. Lei era lì, con me, per me. E siamo andati a mangiare questo gelato in collina. Io non ho detto una parola e siamo tornati, l'è ben accompagnata. Secondo venerdì, abbiamo ripreso anche secondo venerdì, abbiamo mangiato un altro gelato. Io non ho detto una parola, però ero felice, mi piaceva, volevo andare avanti a venerdì per tutta la vita, fino a 80 anni. Tutti i venerdì a prendere e mangiare un gelato con lei lì davanti, basta. Giuro, mi sarebbe bastato. Storie d'amore sono così. Chi conosce Dante ha un'idea. Tre venerdì, fino a quando il quarto venerdì caccia un tesoro della Bologna bene. Sapete cos'è una caccia al tesoro? Sì. Voi da questa parte non lo so. Sì. Un po' più pronti, ragazzi. Sì, caccia al tesoro della Bologna bene. Finisce la caccia al tesoro, siamo tutti in questa villa in collina, Cicci viene da me e mi dice, vuole andare a casa. Allora, compagna, come compagna? Ci accompagna. No, Cicci, andiamoci assieme, accompagna da solo. Io non mi sentivo da solo, accompagnata, non era mai successo. Poi quando ti piace tanto una persona, ti senti veramente in difficoltà, non hai... Compagna deficiente, c'hai questa opportunità per mettere chiave in mano, vai! Io scendo in macchina. Da questo momento tutto quello che dirò è verbalizzato. Cioè non ho inventato niente. È tutto quello che fu detto. Io sono in macchina, lei scende, sale in macchina, si siede. Ma accompagni tu? Sì. Dove abiti? Via Mezzofanti. A che numero? 69. Ah, Roma. E metti in moto. Questo è il primo dialogo. E partiamo. Ho 5 chilometri di tornante per scendere a Bologna. Per riuscire a convincere questa ragazza che la bellezza nella vita non conta niente, che conta l'intellettualità. Che lei ha di fianco a sé un bolognese, lei non lo sapeva che a Bologna ci fosse uno così come me. Lei non sapeva che stava viaggiando con la persona più simpatica, più intelligente, più creativa, più immaginifica, capace di spaventarla, di addolorarla, di farla piangere, di farla ridere, di tutto. Lei doveva rimanere incantata, sedotta, definitivamente. Avevo 5 chilometri. I Bologna erano dei fari piccoli, piccoli, lontani, lontani, però si avvicinavano, andavamo giù piano, col freno a mano. Lei chiese perché vai così piano, non lo so, ma lo sapevo perché volevo far durare questi... E chiedevo all'altissimo, che in genere, una qualche interlocuzione non c'è sempre stata. Suggeriscimi una cosa, quei momenti lì, se non serve quei momenti lì, quando serve? Niente, aveva altri problemi, il muro di Berlino, non so quale cavolo avesse, ma sicuramente non si è occupato di me. Silenzio, non mi veniva in mente niente. Abbiamo fatto, Bologna si avvicinava, scendevamo, stava finendo, stavamo raggiungendo la città e non ho detto una parola. Ho usato questa opportunità della mia vita senza usarla in alcun modo. Siamo arrivati giù a Bologna e via Mezzofanti era di là. Io ho cercato di prendere la lunga come fanno i taxisti a Roma, di farla
E lei mi ha detto, no, ma guarda che di là. Ah sì, scusa. Sono andati via Mezzofanti. Sono entrati via Mezzofanti. Voi sapete i numeri.